Non è solo questione di genotipo, gli specifici bisogni terapeutici che caratterizzano le diverse popolazioni di pazienti con epatite C costituiscono un vero e proprio mare magnum, cirrosi, coinfezioni HCV-HIV, comorbità di differenti entità, precedenti fallimenti del trattamento. Sono moltissime le condizioni che possono complicare ulteriormente il quadro clinico di un paziente con HCV e richiedere una cautela particolare nella definizione della terapia. Le persone con epatite C infatti non sono tutte uguali e proprio nell'ottica di una gestione ottimale del paziente queste differenze devono emergere e diventare centrali nella scelta terapeutica secondo un approccio personalizzato. La personalizzazione del trattamento rappresenta il fulcro del percorso verso l'eliminazione dell'epatite C, un percorso sempre più vicino all'obiettivo anche grazie all'introduzione di antivirali diretti ancora più potenti ed efficaci. Innanzitutto abbiamo messo al centro il paziente. Il paziente come prima cosa non è pangenotipico. Ogni paziente è diverso e quello che conta è che per questo paziente ci siano le risposte giuste per lui o per lei. Il farmaco che presentiamo presenta questa caratteristica straordinaria. La caratteristica è proprio quella di essere stato studiato per i pazienti con genotipo 1 e 4 su tutte queste declinazioni di pazienti, diverse età e non soltanto negli studi registrativi che sono straordinari perché questo è il farmaco che si è presentato con la più ampia casistica di pazienti trattati negli studi registrativi, tant'è che si parla della C-armada, proprio di un'armata di studi imponente che caratterizza il farmaco stesso. Ma anche per tutti i dati real life che sono succeduti. E la cosa importante è che parliamo di una guarigione virologica fino al 99%, quindi c'è un prima e un dopo, ci si tratta e si guarisce e sono rarissimi i casi in cui oggi noi possiamo parlare veramente di guarigione ed è un farmaco che ha questa caratteristica di essere pan-paziente. Per quei genotipi 1 e 4, tutti i pazienti studiati che sono tanti, il nostro farmaco, che è una combinazione di due farmaci, Elbasvir e Grazoprevir, è sicuramente una risposta importante perché offre l'opportunità della guarigione. Lo schema terapeutico del farmaco è semplice, una pillola una volta al giorno senza restrizione di cibo per 12 settimane di trattamento nella maggior parte dei pazienti, senza ribavirina. Non si evidenzia alcuna interazione farmacologica clinicamente significativa con i più comuni farmaci utilizzati. Inoltre il regime di trattamento non richiede aggiustamento del dosaggio nei casi di insufficienza renale. Stiamo vivendo un periodo che soprattutto per quelli diversamente giovani come me è un periodo di assoluto entusiasmo. Noi abbiamo dovuto per anni combattere con una malattia nei confronti della quale avevamo armi talvolta da francamente spuntate e comunque non di grande efficienza. Da qualche anno a questa parte, dopo un lungo periodo di gestazione, uno dopo l'altro si stanno presentando delle opportunità di trattamento che manco potevamo sperare nei nostri proprio sogni più vividi e più avventurosi. Abbiamo la possibilità di ottenere la risoluzione della malattia. Risoluzione vuol dire eradicazione del virus nel 90-95% e anche di più di casi con i diversi schemi terapeutici che possiamo utilizzare. Non è mai successo che potessimo pensare ad arrivare a questo. In Italia si stima che siano oltre 1 milione le persone con infezione da HCV, delle quali appena 300.000 diagnosticate. L'epatite C è pertanto considerata una questione prioritaria di salute pubblica e come tale richiede un approccio sinergico che associ trattamento dei pazienti e attività per promuovere la prevenzione e la diagnosi del sommerso. Ormai abbiamo gli strumenti, gli attrezzi, le evidenze che è una malattia assolutamente gestibile e curabile. Dire che è curabile l'infezione non vuol dire che abbiamo curato l'epatopatia che è sottostante e quindi è chiaro che da questo si trae la conclusione più semplice di tutte. Più precocemente si tratta, meno sequele ci saranno, meno costi di gestione in prospettiva ci saranno. E quindi è chiaro che l'obiettivo da ora in poi non è più trattare la malattia, come abbiamo fatto i primi tempi, ma trattare l'infezione. La grande novità dei farmaci che sono adesso a disposizione è che sostanzialmente non esiste alcun paziente, perché questa è la realtà, che non possa essere trattato. E questo per noi, che siamo
abbiamo litigato per tanto tempo col modo migliore per gestire questi pazienti è il renderci conto che tutti hanno un'opportunità di cura.